Eccoci, allora buonasera a tutti e benvenuti al Maxi, un luogo dove il linguaggio della creatività è da sempre raccontato e analizzato nelle sue molteplici forme ed espressioni. Negli spazi di questo museo non ci sono confini né frontiere e tantomeno categorie nelle quali incasellare e costringere la produzione e il racconto degli artisti. È per questo che oggi presentiamo il lavoro di un artista la cui giovane carriera è costellata da importanti esordi in veste di regista, sceneggiatore, attore e infine come scrittore. La variegata produzione di Pietro Castellitto è la prova della interdisciplinarità del nostro tempo e quindi la conferma che l'arte da sempre e contemporaneamente in più direzioni perché è letteralmente incontenibile. Pietro Castellitto è un talentuoso attore. Molti di noi lo hanno conosciuto come il secco nella Profezia dell'Armadillo, mentre per chi allo schermo del cinema preferisce quello televisivo, nella serie su Francesco Totti. Castellitto ha poi scritto e diretto I Predatori, uno dei rari film italiani intriso di cinismo col quale ha vinto il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura a Venezia, oltre al Davide di Donatello e Il Nastro d'Argento. E proprio in questi giorni è nelle sale tra gli interpreti di Freaks Out, diretto da Gabriele Mainetti. Ma come dicevo, oggi siamo qui per presentarlo nella sua veste di scrittore, autore del libro Gli Iperborei, edito da Bompiani, che ci aiuti a capire quanto sia stato per lui naturale passare dalla scrittura di una sceneggiatura a quella di un romanzo e che in qualche modo questo romanzo parla proprio del nostro tempo. Le strade, l'ambiente culturale e il contesto sociale del racconto sono gli stessi nei quali Pietro Castellitto è in parte cresciuto e che nel libro sono osservati dalle vetrine di un bar. Qualcuno ha notato che ai Parioli Alberto Moravia ambientò Gli Indifferenti e che quasi un secolo dopo il libro di Castellitto tratta quegli stessi stilemi borghesi, dove tutto è volutamente estremizzato per conferire al racconto una simbologia e un'accezione quasi mitologica del nostro tempo. Mi fermo qui, non vado oltre, desidero dare benvenuto agli ospiti di questa sera anche a nome della Presidente Giovanna Melandri che purtroppo non potrà essere qui con noi e quindi benvenuti a Malcolm Pagani, a Vinicio Marchioni, a Alessandro Piterno e ovviamente a Pietro Castellitto. Ma prima di lasciare loro la parola desidero invitare Vinicio Marchioni a raggiungerci sul palco per una lettura. Grazie ancora e benvenuti. Nelle estreme regioni settentrionali, al di là dei monti Rifei, ci sono i cardini del mondo e le estreme orbite delle stelle. La regione è soleggiata, il clima mite e privo di ogni esalazione nociva. Qui trascorrono lunga vita quelli che furono chiamati Iperborei, popolo felice, celebrato per favolosi miracoli. Essi hanno per casa i boschi e foreste, la discordia e ogni malattia sono loro sconosciute. Stanchi della vita, gli iperborei si uccidono gettandosi in mare da una rupe. Lietissimo è questo genere di sepoltura. Alcuni li hanno collocati nella prima parte delle spiagge dell'Asia, non in Europa. Alcuni li stimano in mezzo fra l'uno e l'altro emisfero, altri tramandano che essi seminano nelle ore mattutine, mietono a mezzogiorno e colgono i frutti degli alberi quando il sole cala verso occidente. Plinio il Vecchio. Prologo. Leone. È scomparso il canguro, dobbiamo trovarlo. La talpa. Io controllerò sottoterra. La balena. Io controllerò sott'acqua. Il cammello. Io controllerò le terre calde. Il pinguino. Io controllerò le terre fredde. Giraffa. Forse ha fatto un salto troppo grande ed è finito sopra un albero. Io controllerò sugli alberi. Aquila. Forse ha fatto un salto ancora più grande ed è finito sopra una nuvola. Io controllerò le nuvole. Leone. E tu, cerbiatto, perché non parli? Cerbiatto. Forse sta bene e non vuole essere cercato. Leone, cerbiatto, tu vuoi solo giocare e prendere il sole, noi siamo i figli della foresta, ricordatelo. Quando uno è in pericolo, i fratelli lo aiutano.
Cerbiatto, tu aspetterai qui. Controllerai se torna. Attraversiamo Villa Torlonia calpestando cespugli di acanto o acanto, come si dice? Acanto. Attraversiamo Villa Torlonia calpestando cespugli di acanto sotto un sole così caldo da ingiallire le camicie. Le calli di ghiaia che tagliano i giardini sono aride e paiono cemento. Camminiamo fiacchi nel prato elegante che fu terreno agricolo dei Panfili e poi ancora sotto i Colonna, finché il banchiere Raimondo Torlonia, comprata la tenuta, delegò a Valadier la costruzione di una villa. E quella villa, che secoli dopo fu residenza ufficiale del duce, oggi è qui e ci fa ombra. Rifiato sotto i portici, 34 gradi porcaccio Apollo, sussurro sondando l'Apple Watch. Ricordi? Tapia indica il tronco di un grosso leccio su cui ai tempi della scuola incidevamo iniziali, cuori e celtiche. Ricordo tutto, rispondo. Sembra ieri, dice guardandomi la bocca. E invece è oggi, dico, spingendolo al sole. Usciamo dal parco aumentando il passo, la Nomentana è deserta, la attraversiamo senza guardare fino al largo Paganini costeggiando la villa sul vicolo della fontana. Nel frattempo il cielo si annuvola e quando raggiungiamo lo slargo l'umidità è insopportabile. File di monopattini, Lime e bici elettriche occupano i parcheggi un tempo pieni di macchinette. Châtenay Baroder, Ligier X2 Max, Ginevra e Spidino, GDM, Aixam vecchie, Aixam nuove, derapavano stirando i freni e conquistando ogni giorno, come volontari ridenti, nuovi pezzi di strada. Freschi di pugilato simulavamo incontri lasciandoci grossi lividi sulle braccia e c'era sempre chi esagerava. Nascosta tra i libri di scuola, anch'io porterò un po' di coca, cantava Ciccio, storpiando ragazzi di Buda. Dal Fevola e dal Pirandello i venerdì pomeriggio arrivavano i ripetenti guidando S3, M3 o Carrera 4S, soltanto col foglio rosa. Mischiavamo birra e Fanta giocando a tedesca coi Super Santos, la musica a palla e le finestre che saltavano e alla fine i vigili. E allora il vento, via nelle macchinette, imboccando il muro torto fino a Ponte Milvio. Orde di sciottini segnati in cassa al bar di via Ariano e qualche volta smezzavamo pagando alla romana. Altre volte scappavamo pagando alla rumena. E quasi sempre, anzi sempre, ci innamoravamo di ragazze irraggiungibili e di culi che sembravano capesante e istigavano verso sogni di libertà i nostri cuori, tutto sommato, puri. Buonasera a tutti, sarò breve. Siamo con un grande scrittore, con Alessandro Piperno e con un prossimo grande scrittore che ha tanta ombra dietro le spalle e davanti agli occhi la luce mortale dei 30 anni, ma che ha anche dimostrato grande coraggio e grande senso dell'umorismo, Pietro Castellitto. Volevo lasciare però ad Alessandro, in modo che appunto io faccio solo il vigile di questo confronto tra loro, la parte iniziale. Ha scritto qualcosa sul libro e volevo che lo leggesse. Partiamo da qui. No, in realtà non ho scritto, preparato un discorso, però insomma, uno speech, però non leggerò. Ti va bene uguale? Siamo molto contenti. A te va bene? Perfetto. Sì, cercherò il più possibile di non essere né prolisso né rompipalle. Allora, devo dire che la prima cosa che mi è venuta in mente, la prima cosa che ho pensato quando Antonio Franchini, il mio amico nonché ex editore, mi ha consigliato il libro di Pietro e me l'ha mandato, quando ho iniziato a leggerlo e ho sentito appunto che c'era qualcosa e mi è venuto voglia di accettare la proposta di Antonio di presentarglielo,
che ho sentito chiedo scusa per la trivialità, che io e Pietro Castellitto, diciamo così, nuotavamo nella stessa merda, se così si può dire. C'era un al di là, diciamo, delle grandi differenze, come dire, generazionali, sono passati 20 anni, e al di là anche di altre considerazioni di carattere tecnico, che poi proverò così in pochi secondi a illustrare, mi sembrava che così, però era una sensazione, diciamo così, superficiale, che in fondo il milieu di riferimento fosse un po' lo stesso, no? Cioè questo generone, meglio figlio di generone, nichilista, edonista, cinico, incline alle più depravate sfrenatezze. E poi, andando avanti, leggendo, mi sono reso conto in realtà che c'erano delle, lo dico come un fatto positivo soprattutto per lui, che c'erano delle differenze in realtà siderali, a cominciare dal fatto che, come dire, qui l'unica cosa che dirò su me stesso, ma mi serve in modo retorico, diciamo, per lanciare Pietro, mentre, come dire, i miei eroi tendenzialmente sono sfigati e introspettivi, e l'introspezione fa parte, diciamo, della loro disfunzionalità, invece la cosa affascinante dei personaggi di Pietro, a cominciare dal, diciamo, da questo eccentrico narratore, questo Poldo, è che in realtà non sono particolarmente inclini all'introspezione, ma anzi che sono delle specie di imperatori delle, se così si può dire, delle superfici, sono straordinariamente superficiali. Ho visto, ho letto qualcosa che hanno scritto sul libro di Pietro, e naturalmente il nome che viene subito in mente è quello di Bret Easton Ellis, segnatamente soprattutto l'esordio, meno di zero, no? La jeunesse dorée, che vive appunto in un mondo fatato, però allo stesso tempo spaventoso, in cui appunto ci si abbandona alle più depravate sfrenatezze. Però questo, diciamo così, è il dato preliminare, quello anche forse più superficiale. Perché poi chi se ne frega delle questioni sociologiche? La cosa brutta di quando uno legge una recensione a un proprio libro è che molto spesso, appunto, i critici militanti tendono a mettere soprattutto rilievo appunto il dato sociologico, però poi in realtà, come dire, un manufatto artistico va giudicato per altre ragioni. Ecco, la cosa che mi è sembrata veramente sorprendente è che la voce di Pietro è una voce straordinariamente fresca, piena di ironia, con ogni tanto dei veri e propri sbalzi umorali. E c'è anche un dato, come dire, di spavalderia e stralunatezza che mi hanno parecchio colpito. Ed è proprio questo il punto da cui vorrei parlare. Leggi il libro e dici: si tratta di un libro grottesco. Ora, il grottesco è pericoloso, perché, lo dico sulla mia pelle, diciamo, perché il grottesco diventa immediatamente noioso. Perché tende a, come dire, soprattutto quando lo utilizzi per i personaggi, tende a cristallizzarli in delle figure, in dei tipi, e quindi poi diventa, come dire, ideologico e noioso. Ecco, sono rimasto molto sorpreso, d'altro, appunto, da quello che leggevo. Pietro non ha ancora 30 anni, che in realtà lui utilizza la tecnica che consigliava Tolstoi ai giovani autori, cioè di non fare mai personaggi totalmente negativi, ma di mettere un po' di cose cattive e un po' di cose buone. E vorrei fare un esempio che mi sono segnato, che è a pagina 42, in cui parla di uno dei personaggi più riusciti e più tragici, che è il personaggio di Gwenda, e c'è una piccolissima notazione, la stanno aspettando degli amici, le deve arrivare, e dice: mentre beviamo passano due ragazzi in macchinetta, like some city sport, che guidano anche un navigatore,
vabbè, bla bla bla, eccetera. Evita l'ottimo per te, fanno tre giorni, no, questo non è importante. Poi scompaiono verso, no, questo è importante invece, ve lo dico, che fanno tre giri intorno alla fontana cambiando il ritornello, rinuncio alla canna, ma una botta, evita, pippiamo per te. Poi scompaiono verso la Nomentana, all'incrocio con via Dalmazia, non rispettano lo stop. Una macchina inchioda e per poco non li prende, e quella macchina è il Cayenne di Dodo. Al volante c'è solo Gwenda, e anche se ha ragione chiede scusa alzando un braccio. Ecco, l'ultima cosa che ho letto è una notazione psicologica di una verità struggente, che tra l'altro dà il senso di questo personaggio, ripeto, con un personaggio tragico, perché lei è una bellissima ragazza, figlia di persone straordinariamente ricche, guida una Porsche Cayenne, ha ragione, e però è talmente come dire, fragile, delicata e soprattutto con la tosta dalle nuvole, che invece di inveire mortacci vostri contro le persone che hanno che gli hanno tagliato la strada, invece chiede scusa. Ecco, sono queste direi piccole notazioni psicologiche di piccoli gesti che Pietro dissemina un po' ovunque, che danno proprio il senso del suo straordinario talento. E l'altra cosa che mi sembra molto interessante è che, proprio sempre per evitare il grottesco, Pietro costruisce questa sua voce, che poi è il dato più interessante, su alcune aporie, su alcune dialettiche, no? Ne ho segnate alcune, scusate se leggo. Apparentemente è un libro molto cinico, e però è anche straordinariamente sentimentale. Ora, sapete come si dice, che il cinico è un sentimentale che è stato deluso. Ecco, c'è molto di questa dialettica nel libro di Pietro. C'è una straordinaria euforia nel presente, quindi questi ragazzi, questi semidei, questi iperborei vivono il presente come solo i giovani sanno fare, però allo stesso tempo c'è una struggente nostalgia per l'infanzia. C'è lirismo, talvolta, diciamo, appunto per i miei gusti stilistici forse addirittura troppo, però poi immediatamente c'è un pezzo comico che mette immediatamente a posto il lirismo. C'è un enorme risentimento, questa per esempio è una cosa in cui mi sono molto riconosciuto, cioè se i ragazzi di questa storia apparentemente sono spaventosi, in realtà non lo sono affatto, sono anche molto simpatici nella loro disperazione, i genitori sono dei mostri. E quindi capisco in qualche modo la presenza del risentimento, però il risentimento non diviene mai un grido sarcastico, il risentimento viene sempre in qualche modo addolcito dalla pietà. E poi anche quest'altra cosa, sempre dicotomie, no? Dialettica, che poi quello è il segreto di uno stile. Tutti sono ossessionati dal corpo, dal fisico, fisici scolpiti, anche un po' fascisteggianti, però poi a fronte di questa forza c'è invece una straordinaria tenerezza di cuore. Ecco, però le ultime due cose che vorrei dire sono queste. La prima è il fatto che un ottimo romanzo, questa è un'idea che ho da sempre, anche se i francesi del Nouveau Roman negli anni 50 dicevano il contrario, però credo che di loro ci dimentichiamo volentieri, e poi il romanzo ha preso un'altra strada. Un romanzo riuscito, da Jane Austen a George Eliot fino a noi, deve avere come protagonista il tempo, scolpire il tempo. Ecco, devo dire, questo libro, che è un libro apparentemente appiantito sul presente con questi flashback che vengono da un'infanzia lontana, è carico di senso del tempo. Ed è carico di senso del tempo perché il vero segreto, direi che dà tutto il ritmo al libro e che lo rende in fondo così toccante, è il fatto che Poldo è un convalescente. Cioè è uno che sta guarendo, che è appena guarito, se non ho capito male, da una malattia, e che rischia,
continuamente di riammalarsi, e avendo conosciuto persone che hanno subito da questa tragedia e che ne sono uscite, so che in realtà quando questo capita noi siamo poi ossessionati dal tempo, quindi lui in continuazione, sono le 3, sono le 4, sono le 5, ma soprattutto mi affascina, e qui chiudo, l'idea del convalescente. Ditemi se questo non parla della nostra, tra l'altro, condizione contemporanea, no? L'euforia che abbiamo provato subito dopo la pandemia, la prima volta che siamo tornati al ristorante. Ecco, tutta la mostruosa vitalità di questo personaggio, che tra l'altro inizia ad avere successo perché è pieno di talenti a dispetto dei suoi amici, nasce proprio da questo sentimento, che è il sentimento della convalescenza. Vorrei chiudere con... a proposito di questo, con un'altra cosa molto interessante, cioè con il gusto che Pietro ha per una certa spiritosa sapienzialità, no? Cioè il fatto che gli piace cercare le grandi leggi, diciamo così, dell'esistenza, e allo stesso tempo qui mostra, non senza presunzione, anche una certa consapevolezza di sé. Qui è sempre naturalmente Poldo a parlare. Stella Maruffa legge e non diventerà mai l'attrice che crede di essere. Non mi va di dirglielo, anche se le farei del bene, anche se gli amici servono a questo. Ma poi chi l'ha detto che servono a questo? La verità uccide tutto, questo è stupendo. L'amore e l'amicizia, la grandezza dell'opera è commisurata alla grandezza del sogno. Ogni vita compiuta pretende bugie, testarde, essenziali e cieche. La verità è un'avventura che non si può esportare. Stella veleggerà nel loro paterno, perché è miliardaria, senza mai far nulla, che lo sappia o no. Quanto è incapace, cambia poco. Non ha il miele, lei non ha il miele. Io invece sì, lei no, io sì. Non a caso, per seguire filologicamente quello che diceva Alessandro, Piperno, il protagonista appunto che ha vissuto l'esperienza della malattia, Poldo, che con eccessiva semplicità ci verrebbe da allitterare con Pietro stesso, ma poi ci spiegherà lui che non è esattamente così, dice, afferma, io sono il tempo. E però afferma in questo romanzo straordinario, ogni volta che ti capita che un giornale ti chieda di occuparti di un libro, sei sempre lì col batticuore pensando maledizione, no? Che cosa arriverà? Invece arrivano queste 200 pagine fiammeggianti in cui però all'improvviso si coglie una profondissima estraneità rispetto all'epoca che si vive, no? Per esempio c'è un passaggio in cui i ragazzi sono apparentemente spensierati al mare, il vento fa volare una carta punta di calamari e questa carta volteggia, sfiora il mare, poi si rialza, poi viene ferita dal sole, e la riflessione che fa il protagonista è: solo in un'epoca così decadente, in un'epoca così al tramonto, si possono scorgere momenti di tanta delicatezza. E quindi Pietro, ti chiedo, è un po' come dice Alessandro, cioè in fondo i cinici protagonisti degli Iperborei sono dei gran sentimentali, semplicemente senza patria, senza bandiera? Sì, penso di sì. Anzitutto grazie Alessandro per le parole. Io quando ero piccolo intanto facevo sega a scuola e andavo a leggere i libri di Alessandro Piperno al Parnaso. Quindi questo... Vicino a casa. Esatto, vicino a casa. sì, diciamo che sono tutti molto legati al fisico, però hanno questo sentimento che li pervade e che è legato anche al tempo che passa. È un paradosso, perché poi tutti i personaggi del libro hanno la mia età, e però mentre scrivevo io non avevo la sensazione che stessi narrando, come dire, le avventure di ragazzi miei contemporanei, ma era come se io fossi ottantenne e ricordavo le vicissitudini della mia gioventù. E poi per quanto riguarda invece gli aspetti grotteschi del libro, è vero, e questo è proprio il motivo per cui è nato il libro, non un film, nel senso che mi veniva naturale, cioè percepivo che l'essenza della storia, l'essenza della narrazione era legata a molti aspetti, a molte sfumature psicoanalitiche dei personaggi, lei che chiede scusa nonostante abbia ragione e altre,
che metterle insomma in un film sarebbero state troppe. Quindi ci ho scritto un libro in maniera molto naturale. Poi avevo, come dire, io ho molto più scritto di quanto abbia recitato nella vita, quindi non, da quando smisi di fare l'attore intorno ai 20 anni e iniziai a scrivere prima sceneggiature, poi me l'hanno fatta fare solo una, però ne ho scritte anche altre. E poi anche tanti incipit di romanzi che oggi rileggo, e se li rileggo onestamente sembrano più, come dire, sembrano scritti da una persona più anziana nonostante avessi 20 anni, perché spesso la freschezza, la giovinezza la conquisti anche maturando, appunto ai suoi tempi la gioventù per uscire. Ma non penso di averti risposto. Non importa, hai detto comunque delle cose interessanti. Dicevamo con Alessandro che uno dei pregi del libro è che il libro ha un io narrante, ma comunque insomma un'atmosfera di fondo in cui si capisce ciò che è spurio e ciò che è strano, ed è il giudizio. Non si giudica mai nessun personaggio, nonostante le nefandezze che tu hai ricordato, nonostante gli eccessi, nonostante l'irresolutezza. La scrittura di Pietro vola sopra, osserva ma non condanna. Sì, questa è la mia sensazione. Non c'è niente di più spiacevole e inelegante che parlare del cinema o della letteratura dei tuoi compatrioti avversandola o criticandola, facendo della satira su. Però se una cosa bisogna dirla, cioè che tendenzialmente quando una certa classe sociale in Italia viene raccontata, da che mondo è mondo, c'è sempre un atteggiamento fortemente giudicante, come se in realtà per mettere in scena quella che in altri tempi sarebbe chiamato la buona società occorra sempre preliminarmente prendere le distanze e creare delle figure grottesche. Ora non so se per quanto riguarda Pietro, come dire, questa adesione a questo mondo deriva il fatto, come un po' capita a tutti noi, di avere appunto delle implicazioni naturalmente autobiografiche, però è veramente raro vedere che uno racconta un mondo del genere, farlo con tenerezza e sospendendo il giudizio. Direi che forse la qualità più difficile per noi, per chi fa questo mestiere, è non giudicare. Direi che la cosa bella di Poldo, che lo sento in qualche modo fratello minore, è che è molto più interessato a giudicare male se stesso che male gli altri, e questo crea un cortocircuito interessante, insomma. Non solo, cerca proprio di ogni tanto, anche con questi adulti che tu vedi passare, no? Arrivare con i loro macchinoni torniti, circondati da elettrodomestici inutili che giacciono sulle piastrelle della cucina. Ad un certo punto, vedo Francesco De Gregori qui in prima fila, ad un certo punto arriva il padre e canticchia Capo d'Africa in una delle pagine del libro, e il padre di Gwenda, mi sembra, ma lui si trova in questa casa e quindi cerca di andargli incontro, lo conosce la canzone e canta la seconda strofa, fino a che a un certo punto si accorge che l'altro ha degli AirPods, delle cuffiette in testa, che quindi non lo ascolterà mai, è perso in un altro mondo. Cioè, ti chiedo, è voluta ed è così plastica l'assoluta incomunicabilità tra un mondo che si presuppone adulto e un mondo giovane che già si vede vecchio? Ma anzitutto il mondo che narro è un mondo un po' schizofrenico, nel senso che da una parte è un mondo bellissimo da raccontare, perché è un mondo dove ancora i sentimenti basilari dell'esistenza, quali insomma la ricerca della bellezza, della potenza, la bellezza fisica, non sono snobbati. Cioè, quei valori basilari che hanno anche ispirato un po' l'Occidente fino a qualche anno fa non sono snobbati, sono ancora intatte, e quindi questo crea dinamiche di vita molto evocative, molto metaforiche. Però allo stesso tempo questo mondo così forte, così palesemente vincente, per me
è destinato a soccombere in questa epoca, paradossalmente. E quindi tutti i ragazzi, a differenza dei genitori, sono accompagnati da quest'ombra. Cioè, da una parte sono belli, sono ricchi, sono assolutamente, insomma, invidiabili sotto molti aspetti di status, però sanno anche che dovranno cambiare per sopravvivere. E quel rapporto diretto con la vita che magari hanno instaurato in gioventù, e allontanandosi anche da quei valori progressisti ai quali, insomma, sono stati educati, dovrà essere rivisto. E quindi poi sono raccontate alla soglia dei 30 anni, quando, insomma, percepiscono che quel modo di essere, quella curiosità, quell'amore quasi amorale verso tutto ciò che gli rende curiosi, dovrà essere frenato. Eppure tu dici nel ricordare, si parte dal ricordo, no? La pagina che ha letto Vinicio Marchioni è una recita scolastica che come sempre lascia drammi sottesi, dolori. Il protagonista osserva gli altri divertirsi, i suoi compagni di classe, dietro un tendone, perché per lui è stato eletto il ruolo del canguro, e quindi osserverà la recita di Panarsi senza poterne essere protagonista. Ecco, lavorando sul ricordo, ad un certo punto il protagonista dice: una sola cosa più inquietante di altre mi ricordo, ovvero, siccome parlavi di necessità di cambiamento, capiscono, dicevi, i protagonisti di dover cambiare, capisco di non essere cambiato e forse di aver trovato semplicemente le parole per sembrare diverso, ma in realtà la linea di continuità è assoluta, no? Quindi se il conflitto, la guerra che evoca Gwenda ad un certo punto, te l'ho detto che ci vuole una guerra, sì, non è con gli adulti, con chi è? Con loro stessi? Quella guerra è, sì, è fondamentalmente con la loro epoca, forse, con la loro condizione. Nel senso che io credo che storicamente i giovani si percepivano sempre a limitare di qualcosa, no? È come se dietro avessero il passato e di fronte pagine bianche di storia. E penso che un po' la contraddizione che vivono questi ragazzi nasca dal disagio che provano, per cui non si percepiscono più al limitare di qualcosa. Il futuro non è più imprevedibile, ma è come se dietro hanno il passato, ma anche davanti hanno un po' di passato. Cioè la griglia di valori dentro i quali vivranno è da qualche parte è decisa. Quindi in quel senso lì una guerra che cancelli tutto che riconferisca la vita la sua cifra di imprevedibilità, insomma, in quel senso lì auspica una guerra Gwenda. E poi no, Capo d'Africa, diciamo, sì, insomma, io sono onorato che ci sia Francesco, sono cresciuto con le sue canzoni e papà le metteva spesso in macchina, quindi, insomma, era, sì, è una canzone quella che evoca tutta una, non so, mi evoca tutta una serie di ricordi anche di purezza, di bellezza, di speranza che presumibilmente anche nella memoria di Poldo stanno, e che però sono molto in contrasto con quello che in quel momento Poldo vede, ovvero quest'uomo che entra e che avvolge un topino bianco con del patanegro da mangiare piragna. Sì, e la vasca si riempie di rosso. Anche in quella canzone c'è un senso del tempo, no? Di giorni, sì, mesi, tantissimo, gli anni, come perle e diamanti di vetro. Senti, tu hai detto... Vuoi far leggere, però? Sì, certo, a te o a Vinicio? No, a Vinicio. A Vinicio. Sì, volevo chiederti un'ultima velocissima cosa, perché magari non tutti sono di Roma e non tutti conoscono questo peculiare, molto peculiare angolo di città che è Roma Nord, no? E nel quale, diciamo, alcuni tuoi romanzi sono ambientati e la descrizione, hai detto, c'è una distanza abissale tra il contesto nel quale tu ambienti i tuoi romanzi e quello in cui Pietro ha messo gli iperbori, però ha detto Pietro, mi riallaccio a una cosa che ha detto lui, sembra impossibile ai protagonisti cambiare ciò a cui sono destinati, no? Che tipo di talento c'è voluto per te nel descrivere questa cosa, che apparentemente anodina, sembra una cosa semplice, no? Il destino già designato
e una serie di fortune, diciamo di apparenti fortune, però poi metterlo in forma romanzesca e dare interesse a questa cosa qui è periglioso. Beh, diciamo che anzitutto dico che quando parlavo delle affinità, ci sono, come dire, delle atmosfere che si avvicinano, addirittura a un certo punto c'è anche un cameo da me molto apprezzato al Caminetto, anche se la differenza, diciamo, generazionale sta nel fatto che io ci andavo mentre Poldo si fa venire il delivery, diciamo, quindi siamo in un'epoca siamo in un'epoca, però il pollo al curry c'è sempre, il pollo al curry basta, il ragù bianco mi pare, sì, sì. C'è il ragù bianco e la caprese calda, che ne so io, e quindi sì, c'è una affinità. La cosa che mi ha fatto piacere ritrovare nel libro di Pietro, in qualche modo c'è anche nel mio, è che qui non voglio offendere nessuno, però Roma Nord è un luogo di una ferocia assoluta. Credo che sia più feroce dell'Afghanistan in questo momento, cioè Fleming, Vigna Clara, cioè sono posti dove il Flaminio, certe parti di Parioli, cioè quando ci vado un gelo, temo di essere picchiato per strada, capito? Quindi insomma è un luogo che è chiaramente chiamato a è un luogo romanzesco per antonomasia, e devo dire che la cosa che diceva Pietro mi colpisce molto, perché è un'altra cosa che pone una frattura tra quello che scrivo io e quello che scrive lui. In qualche misura quello che scrive lui è più fresco, come è giusto che sia, il mio un po' più d'antan, un po' più passatista. Diciamo che io ho degli allievi all'università che sono poco più piccoli di lui, insomma, no? E devo dire che, lo dico senza nessuna forma di demagogia, perché non detestavo gli adolescenti quando ero adolescente, figurati oggi, però invece i ragazzi mi piacciono più di quanto mi piacevano i miei, insomma, quando io avevo la loro età, i miei allievi, perché sono freschi, liberi, disperati, hanno l'idea di poter andare altrove, non sono sindacalizzati, non so, come se fosse successo qualcosa di realmente disperante, che forse ha anche a che fare, che ne so, con il clima, sono cose di cui non mi intendo, di cui non voglio parlare, però che ha veramente dato la sensazione di fine della storia. C'è un'atmosfera un po' spenglerianiana, no? Infatti c'è Nietzsche, eccetera, c'è questa filosofia destrorsa, definitiva, con il culto della bellezza, di una bellezza però terminale. Io capisco, cioè se avessi la sua età oggi, capisco che nonostante tu sia in cima al mondo, ti chiedi ma che gusto c'è nell'essere in cima al mondo, che forse tra 30 anni non c'è più, insomma. Non so se questo è vero, no? Non credo alle previsioni del tempo, figure dei climatologi, però è una sensazione terrificante, e devo dire che mi ci fa pensare Pietro, è una cosa che percepisci molto nel libro, cioè percepisci questa idea che, appunto, dico che è un libro sul tempo, per questo è così interessante, perché apparentemente vive in un presente delizioso, più piano di pesce crudo, di fiche, di, scusate la battuta sessista, di cocaina, questo invece si può dire, credo, ancora per poco, pochissimo, ecco, non ti sei scusato per Roma Nord uguale a Kabul, ma ti scusi su questo, va bene? Così, però allo stesso tempo c'è un passato che ha questo trauma ancora legato alla recita, e poi appunto questo futuro, che mi pare la metafora del futuro è data dal fatto che questo è come Hans Castorp della Montagna Incantata, cioè un inconvalescente, uno che, ecco, Hans Castorp nessuno l'aveva ancora detto, sono fiero di me, perché c'è proprio questa idea di un'epoca malata che non ha futuro, insomma. Questo è molto, venendo alla domanda a cui non ho risposto, è molto bello parlare di questo, di quel mondo lì, è un mondo molto letterario. Grazie Vinicio. Grazie. Mi alzo, vado per casa, esco in giardino, acqua, piscina, tuffo, nuoto poco, mi asciugo, rientro in casa, il microfono c'è? No. Sa, no, sono andato via. Mi sentite? Sì. Ok.
sollevato. Mi alzo. Mi alzo, vago per casa, esco in giardino. Acqua, piscina, tuffo, nuoto poco. Mi asciugo, rientro in casa. Gocce in testa, caffè e latte. Capsula arpeggio. Prima il caffè, poi il latte a filo. È cremoso, giusto. Entro nel bagno turco che usiamo come cantina. Prendo lo champagne, lo metto in freezer. Adesso musica. Cerco le casse, casse trovate. Connetto il Bluetooth. Rem, Dylan, Beatles, Rolling Stones, Springsteen, Clash, Smiths. Raccolte di tendenza. Indie, pop, italiano e trap. Baustel, Cani, Paradiso, Calcutta, Coez, Gazelle, Brave, Tedua, Sfera, Lauro, DPG, 126 e Gali. La musica scorre. Ballo un po'. Immagino scene di me vittorioso. Ballo un altro po'. La musica scorre. Le volte in cui non mi sentivo adatto e le figure di merda che ho fatto. Ti sembro cambiato? Mi guardo allo specchio. Sono cambiato? Sicuramente sì. Ma non me lo ricordo. Ballo. Un altro caffè con il latte. Mister simpatia, gonfio, così. Rido e sborro con fibra. Parole cercano parole. Parole che si trovano. De André, ora De André. A 18 anni, ricordo, volevo i suoi capelli, volevo i suoi vestiti. Nell'armadio di papà cercavo camicie anni 80, Rino Gaetano, la zappa, il tridente, canto il ritornello, non salto neanche un arnese, missione compiuta. Poi dalla Guccini, De Gregori, zero. Spiagge di corpi abbandonati, spiagge, sì, altro caffè, palpitazioni, sti cazzi, c'è il sole. 150 piegamenti, squat, pesi, lombari, shaker, latte di riso e proteine. Merda. Doccia, Valium. Respiro. Respiro profondo. Salgo al terzo piano, mi stiro sul tappeto, guardo la libreria, prendo un libro azzurro di Harold Pinter, rileggo Il Calapranzi. Pensiero. Lo champagne sarà esploso. Scendo in cucina. No. Stappo. Bevo, mangio salmone e uova, caffè. Pornhub. Una suora lega un prete e lo spompina minacciandolo di evirazione se viene. Rido, mi sale il cazzo. Non mi masturbo. Scrivo tutto il pomeriggio. Guardo Sky, muoio su internet. Scrivo, mangio croccanti all'amarena. È sera. Mi chiama Stella. Non rispondo, mi richiama, spengo il telefono. Esco, Range Rover, impronte gatto, tutto ancora, tutto è bene. Roscioli, controllo se c'è qualcuno che conosco, via libera, entro. Champagne, alici del Cantabrico, burro alla vaniglia, pata negra, burrata, mezza carbonara, baccalà, pago, cammino, cinema Farnese, guardo un film, torno a casa, scrivo, videosuora, rido. Non mi masturbo, TV, aria fredda, cerchio rosso e buonanotte. Mi alzo, vago per casa, esco in giardino. È così per 5 giorni. Gwenda esce dalla tuga con un Saint Laurent di taglio medio, brillante di paillette in oro. Non indossa il reggiseno. Gli arti lunghi, ambrati e fini circondano il vestito incorniciandolo. Passa accanto al fratello. Bello il papillon. Dodo, rosso in viso, grugnisce una parola che solo io intercetto. Importante. Saliamo in navetta uno alla volta mentre il marinaio ci tende la mano, nessuno la afferra. Soltanto Stella, ultima a salire, accetta l'aiuto. Ha una valigia di vestiti che passa al muzzo. Lo yacht è fermo in rada all'altro capo dell'isola, nella baia più a sud. È previsto un leggero maestrale. Afferma il ragazzo quasi scusandosi, abbiamo ancorato un po' lontani. Moreno, corri più che puoi, ordina Stella premendosi la testa. Attenti ai cappelli voi, grida forte nel vento apparente che va crescendo. Se volano in acqua non ci possiamo fermare.
Mi passo una mano tra i boccoli scrutando Gwenda, Ciccio e Dodo. Nessuno di loro ha un cappello e nemmeno io. Sono a dritta sopra un divano impermeabile bianco e blu. Dietro la schiena un cuscino color senape marezzata attutisce i colpi improvvisi dell'acqua. Gwenda è accanto a me. Granelli invisibili di porporina si staccano dal vestito punteggiando le nostre facce. Ho scannerizzato la foto di Genova, ritrovata poco tempo fa in mezzo alla mia collezione di dépliant d'alberghi lussuosi. Stava nell'opuscolo dell'Eden, appiccicata all'immagine di un liquorista in smoking che serve champagne al tramonto. La giacca rossa di Gwenda è leggermente troppo satura, il resto è perfetto. I colori non hanno perso vivezza. Gli incarnati sono freschi, i contorni netti. Come se tutta la vita delle altre foto si fosse condensata nell'unica immagine uscita da quel rullino. Rintraccio la foto nella galleria e la imposto come sfondo, la mostro a Gwenda. Dove stavamo? Urla strappandomi il telefono. Dove stavamo? Ripete ancora più forte. Campo scuola prima media, rispondo tappandomi le orecchie. Eravamo bellissimi, grida Gwenda. I bambini oggi non sono così belli. Un'ombra bianca mi tocca la faccia. Penso si tratti di un gabbiano. L'ombra è seguita da un urlo. La festeggiata è in piedi nel prendisole di prua, ha perso il cappello. Moreno è costretto a percorrere un otto all'indietro accostandolo sotto vento, l'altro marinaio lo tira su col retino passando la stella che lo strizza senza ringraziare. La barca plana a 30 nodi sopra onde di mezzo metro e ogni volta che scende i nostri corpi si alzano. In quei secondi non abbiamo peso. Levitiamo tra cielo e cuscini, riempiti da un vuoto che pulisce. Gwenda ride e anche questa è storia. Elenco delle cose capite in quasi 30 anni. Non puoi essere felice se tuo fratello è triste. La bellezza è nei capelli. Le persone molto brave a rollare sigarette sono pericolose. Il rinopiteco dorato è un animale incredibile. Nessun uomo di valore potrà mai davvero liberarsi di Dio. La verità deve essere divisa in piccoli pezzi. Il rovescio a una mano non scomparirà mai. Scegliere poche persone e confidare a ciascuna un pezzo di verità. Mai raccontare a una sola persona tutta la verità intera. Le ragazze con la pelle rovinata sono le migliori. C'è qualcosa in Aldo che appartiene al futuro. Le attrici troppo spesso pretendono di essere libere senza avere idee. Maggiore è il dolore che sai sopportare, maggiore è il destino. Abbiamo grandi occhiali con cui guardiamo il mondo e il colore delle lenti lo decidono le madri. C'è un altro bel pezzo, non so se poi, sì, è vero, certo. Sì, sì, grazie. Vado. Allento la presa lentamente. Papà fa il contrario. Comincia a stringere con forza enorme. Non respiro. Arriva mamma. Vi rovinate i capelli? Papà mi lascia, ha gli occhi rossi. Qualcosa è fermo in mezzo alla faccia, intrappolato da un rilievo di pelle. Faccio finta di non vederlo. E penso... ti amo, papà. Si asciuga il viso con un gesto rapido che passa dalle guance ai capelli e finisce nel taschino del blazer. Tira fuori una Polaroid, 50 ragazzi appoggiati al bancone. Guarda, mi dice, è tuo fratello. Frequenta gruppi di estrema destra, soltanto un bambino, Poldo. Io ho paura, parlaci ogni tanto, ascolta solo te. Leone è in giardino, ha la cravatta in mano, le guance rosse e la camicia sudata. Gioca a pallone, conta i palleggi. Gli tiro un calcio al culo e la palla casca. Era arrivato a 21. Lui si arrabbia, io chiedo scusa, ricomincia a palleggiare. Gli tiro un altro calcio al culo. Ride, rido, ride, rido, ride. Nella foto una 50 di ragazzi è appoggiata alla balaustra di legno di una vecchia baita fuori Roma. C'è confusione tra le birre e i tricolori, i corpi ammassati e i caschi branditi. Eppure io so dove guardare.
E infatti lo trovo subito. Si chiama Leone Biancheri, mio fratello. E se lo cercherete nelle foto di gruppo, guardate agli angoli. Starà lì, lontano dal centro, ai bordi del mondo, con il mondo nel cuore. E un sorriso frenato dal pudore, come un vestito stretto, in quest'epoca così ipocrita, così maledettamente, spudoratamente ipocrita. Come in quella bella canzone di Bob Dylan, Not That Yet, in ogni bella frase c'è un senso del dolore, no? In questo libro, nell'ultima parte che ha letto Vinicio in particolare. Però io vorrei raccontare una cosa che non c'entra niente col libro, per raccontare, cioè non sapremo stasera se le cose che racconta Pietro nel suo libro siano realmente o meno autobiografiche, se non altro perché mi aspetterei che mentissi su un aspetto. Ma io ho mentito finora. Hai mentito finora, beh, perfetto. Però mi piacerebbe moltissimo raccontare che cos'è l'invenzione, che cos'è il sense of humor. La prima volta che ho incontrato Pietro Castellitto a cena, lui mi ha raccontato due storie. Una non è commendevole, non si può raccontare, racconta proprio di un campo scuola, di un lontano campo scuola di tanti anni fa. Però vedo Sergio già e non la racconteremo, Sergio, non la racconteremo. Ma racconteremo, mi piacerebbe moltissimo che tu raccontassi invece la storia di Leonessa, perché lì cioè, avrebbe potuto essere in questo libro quel capitolo lì. Io vorrei che la raccontassi esattamente come l'hai raccontata a me e sono certo che saranno contenti. Quattro amici in un fine settimana fuori Roma. Esatto. Tra l'altro uno sta qua in mezzo. Non ho un'idea per un film. La mamma dice non la raccontare questo perché è un'idea per un film. Ma non si può vivere così. Okay. Suppediscile, per favore. No, infatti, allora, fondamentalmente affittiamo un film, non sapevamo cosa fare, di notte a un certo punto affittiamo un film, era complicato affittare film perché si aveva queste tessere, rimediamo questa tessera, quindi riusciamo ad affittare questo film, che o era un horror o un porno, ora non ricordo, e riusciamo a prendere questo film, eravamo euforici, era l'una di notte oramai, io lo prendo e lo lancio per aria, il DVD, a 5 metri d'altezza, il cofanetto si apre, il disco si stacca e finisce su un tetto e il cofanetto ridiscende lentamente. E quindi incominciamo ad arrampicarci su questo palazzo per riuscire a prendere questo DVD e facevamo leva su le tubature del gas. Scusa, aggiungi che sei a Leonessa nel Reatino e quindi comunque non sei a Roma. No, esatto. Sei in un piccolo avamposto. Totalmente. Tant'è c'erano molti che arrivavano che pensavano che fossimo dei ladri e ci insultavano. Anche gente che faceva paura, cioè scendi, no, guarda, non scendo. Non scendo, sto qua. E il fatto è che alla fine, a sconfitti, alle 3:30 del mattino, incominciò a sentire puzza di gas, perché facendo leva sulle tubature, si vede che è qualcosa. E qualcuno incomincia a dire, ma vedi, lì ci sta una vecchia, ora ammazzate la vecchia, di qua di là. Vabbè, e scendiamo, io scendo appeso alla grondaia, ma poi veramente rischiando di morire. Andiamo a letto, un po' terrorizzati, con l'ansia che avevamo ucciso sta vecchia. E la mattina decidiamo di andare a mangiare in un paesino fuori Leonessa, come degli serial killer che non si presentano sul luogo del delitto. Andiamo in questo ristorante e io ad un certo punto vado al bagno, incontro la cameriera e mi viene in mente di fargli uno scherzo agli altri tre amici miei che stavano al tavolo e che avevano preso parte con me all'arrampicata. Dico, può gentilmente venire al nostro tavolo e chiedergli da dove veniamo? E chiederci da dove veniamo, noi risponderemo da Leonessa e lei dovrà dire, Leonessa, ma è appena esplosa una palazzina per una fuga di gas, sono morte 20 persone a Leonessa. E questa qua fa, ok, lo faccio. Si presenta, ciao ragazzi, dove venite? Da Roma, tutti in coro. Ah, fino a qua da Roma? No, stavamo a Leonessa. Leonessa! È appena esplosa una palazzina, sono morte 20 persone a Leonessa. E lì è stato bello perché per un 40 secondi ho visto la reazione di questi amici miei che reagivano insomma alla morte, cioè alla fine di tutto, cioè erano evidentemente non hanno più possibilità di fare una nella vita, avevano ucciso 20 persone ed erano annichiliti, c'era
quasi tutti però con un ghigno in faccia, a parte uno che diceva io non c'entro un cazzo, ne torno a Roma, io non me sarò... Quante invenzioni hai trovato nel suo romanzo? Quanta capacità di ovviare alla cronaca e diciamo di emigrare in altri territori? Poi c'è anche una, tra l'altro anche una riscrittura, no, dell'italiano, virato in salsa Noma Nord, emigrami il biancolella, io non l'avevo mai letto effettivamente, cioè passami il vino. Sì, diciamo la cosa sorprendente è che non succede niente, succede tutto, nel senso che quasi ogni sketch è appunto una piccola invenzione come questa, insomma, in cui diciamo che per esempio nella storia che mi ha appena raccontato, probabilmente i suoi personaggi, tipo le Iene di Tarantino, non avrebbero fatto una piega, insomma, invece i tuoi amici erano piuttosto, insomma, si stavano cagando sotto. Sì, sì, sì. Forse era uscita dell'umanità alla fine. Era uscita dell'umanità alla fine, gratta gratta l'umanità esce, ma era più il terrore di aver ucciso qualcuno o l'idea di andare in galera per sempre, diciamo, chissà qual era dei due la cosa che lì è, insomma, questo è io temo la seconda. Temo la seconda, cioè, no, lo capisco, siamo uomini. Sì, siamo sì. Uomini. A parte uno che fa l'avvocato, infatti, insomma, magari era un po' più preso dal rimorso. Ma gli altri proprio... Che quello che ha detto non c'entro niente io. Quello che ha detto non c'entro niente, perché era quello che si era arrampicato di meno in realtà. Quindi lui sosteneva che non aveva mai fatto leva sul gas. Aveva ragione. Però in questi casi solitamente... Poi il film voleva vederlo. È giusto che uno scrittore non racconti la verità sui suoi libri, visto come è stato evasivo, è già bravissimo. Elusivo, ti devo dire che io fui molto più spudorato, dissi in prima visione, che, sai, in prima serata, che tutto quello che avevo scritto rispondeva al vero e malmen in Colts, credo ci furono delle parti della mia famiglia, una specie di gran sinedrio di rabbini di Gerusalemme si sono riuniti. Ora, grazie al cielo, gli ebrei non scomunicano, però insomma, diciamo, non me l'hanno giurata, non me l'hanno perdonata. Diciamo, dalla Bignardi? Credo lì dici di essere impotente. Per dirti come fai bene a essere elusivo, in realtà non lo dissi. Lo sanno tutti che sono impotente. Allora. No, però insomma sì è evidente che poi sono cose che non hanno nessun senso, quella di stare lì a sfrugliare l'autore su quanto c'è di autobiografico, c'è tanto di autobiografico e niente di autobiografico. Devo dire che un'altra cosa che diciamo ho apprezzato prima, anche adesso che Pietro parlava, diciamo, non l'aneddoto, ma quando parlava prima, questa idea di alcuni ideali progressisti che in qualche modo si sono fanno ormai parte della nostra vita e che fungono da una sorta di come dire, di sono minatori come il maccartismo. Io lo dico da professore all'università, ormai ho paura di dire quasi qualsiasi cosa, non c'è paradosso che un mio studente, una mia studentessa, avete visto, ho messo studente e studentessa appositamente, non possa in qualche modo sbattermi in faccia oppure protestare oppure andare dal direttore di dipartimento. Poi prima ho parlato bene dei ragazzi di oggi, in realtà un problema che hanno rispetto per esempio a noi è che ho la sensazione che prendono tutto letteralmente, non conoscono, come dire, il paradosso, il secondo piano. Quindi se tu gli dici ci sono 100 anni che non vengo all'università, dico ma lei professore 100 anni fa non era nato, per intenderci, no? E non hanno, come dire, il gusto dell'iperbole. Però volevo dire che
È interessante il mondo che mette in scena Pietro, perché è proprio sempre lì, a dispetto di molta narrativa contemporanea italiana, ma non solo italiana, anche direi per esempio statunitense, è completamente scevro da ogni forma di ideologia, e direi che c'è una specie di ribaltamento, nel senso che tutto quello che tendenzialmente viene deprecato nel suo mondo invece è una cosa positiva, tutto ciò che invece tendenzialmente viene elogiato viene guardato con sospetto. È un ribaltamento che per esempio esiste anche nei miei libri, esiste anche, soprattutto esiste anche nella mia vita, e forse anche per nel nostro ambiente. A proposito di aneddoti, quando ero al liceo negli anni Ottanta, piena epoca reganiana, un ambiente non troppo distante da quello del suo libro, in un posto che poi poteva diventare solo la sede del PD, perché era il Nazareno, è un posto spaventoso, e mi ricordo che purtroppo io avevo questa cosa che leggevo, che era una cosa terribile, là dentro, e allora nascosi una volta una copia della Morte di Vanilich di Tolstoi dentro una copia di Quattro ruote con la nuova Delta Integrale. E allora mi vide un mio compagno, Pippa, ma che fai, leggi? No, ma perché stavo vedendola. Ecco, diciamo che ho ritrovato quel cinismo che tende a sovvertire i valori, ed è interessante perché in fondo mi pare che tutto il libro, qui diciamo torniamo seri, e questo in fondo lo chiedo anche a Pietro, che se non ho capito male ha studiato all'università filosofia, è illuminato dalla filosofia nicciana, che in qualche modo è esattamente questo: non c'è soltanto, come dire, il mito greco, l'idea di un'umanità rinnovata eccetera, ma c'è soprattutto il fatto che i valori convenzionali diventano disvalori, e quelli che sono invece considerati disvalori diventano dei valori superiori. E mi pare che c'è questa dialettica nei ragazzi, anche per esempio in riferimento ai genitori, che sono da un lato quanto di peggio, però dall'altro estremamente più conformisti, cioè come se loro vivessero, mi sta venendo in mente adesso mentre ne parlo, come se loro vivessero nella consapevolezza che il loro tenore di vita, il modo in cui lo fanno, è una recita che serve anche proprio per provocare il mondo, per provocare gli altri, per fare una parodia dei genitori, capito? I genitori prendono seriamente il benessere, noi non lo prendiamo seriamente, lo utilizziamo in modo disperato e sguaiato, insomma, fermami se ti dà fastidio. Insomma, questo credo che sia un altro valore del libro. Insomma, è stato bello stasera perché mi sono fatto le idee, almeno per me, perché mi sono fatto sempre le idee più chiare parlandone, insomma. Sì, grazie. Diciamo che Nietzsche è veramente, sembrerà retorica, ma è l'unico scrittore, perché innanzitutto uno scrittore che mi ha cambiato la vita, nel senso che senza Nietzsche io alcune cose nella vita le avrei fatte diversamente, o non le avrei proprio fatte. Cioè, con lo stesso entusiasmo con cui giocavo alla PlayStation iniziai a leggere Nietzsche intorno ai 17 anni. E Nietzsche è uno che, cioè, alla fine è stato un filosofo che ha messo in evidenza come l'uomo e il filosofo siano la stessa cosa. Cioè, la filosofia di Nietzsche è legata al suo percorso di vita, e quindi è fondamentale, se vuoi fare della buona filosofia, essere sincero con te stesso. Ci sta un'immagine di Thomas Mann molto bella, che dice: Nietzsche ha passato tutta la vita a segare il ramo sul quale era seduto. Che è vero, Nietzsche era ordinario di filosofia a 26 anni, record assoluto, tipo all'Ipsia, alla cattedra di filologia, si licenziò perché gli stava sul cazzo l'accademia, entrò nella cerchia di Wagner. Gli stava sul cazzo anche la cerchia di Wagner, dopo che organizzò Bayreuth, tutto quel festival, perché lo trovava decadente, e alla fine è rimasto solo, perché ha sempre avuto il coraggio di non nascondere a se stesso la verità è una parola, però insomma aveva la forza di capire dove stava il potere,
e non si inventava scuse nel riconoscerlo. E in questo senso qui la critica al progressismo del mio libro, nel senso, io sono convinto che le prossime forme di ostracismo che subiremo da qui a 30 anni non le subiremo dai fascisti, mettiamola così. Questo, no, comunque questo. Si annidano sicuramente in quello che dice Alessandro. Cioè, dalle. È vero che c'è una forma di puritanesimo progressista che riguarda qualsiasi cosa, che investe qualsiasi cosa, l'uso del linguaggio, le opere d'arte, che è qualcosa di grottesco e che sta mettendo seriamente in difficoltà chi fa il nostro mestiere. A me non mi è mai capitato di scrivere un libro come ho fatto con il mio ultimo e stare a riflettere di chi si incazza. Di solito faccio incazzare gli ebrei, che sono anche piuttosto suscettibili, ancorché non molto popolari in questo momento. Però è terribile questa cosa qua, cioè per chi fa il nostro mestiere è terribile. Un tempo la censura arrivava da un'altra parte, no? Sì, esatto. Cioè, c'erano delle forme orrende che avevano a che fare con la tradizione, l'illibatezza, la verginità, il patriottismo. Oggi no, è dall'altra parte che vengono, uno si sente veramente in difficoltà. Se leggi Il comunista di Guido Morselli, però capisci che, diciamo, il PC, che poi è evoluto in altre mille forme, ha sempre avuto paura di ciò. Ma che sai, non è il semplice. È vero che i comunisti erano puritani come i cattolici in qualche modo in Italia, no? Erano omofobi come i cattolici, cioè non parlo di questo, parlo di qualcosa di peggiore, parlo di un fondamentalismo progressista che tra l'altro non è italiano, viene dagli Stati Uniti soprattutto, che rende tutto molto complicato. A proposito di grottesco, appunto, ereditare, no, i monoliti d'oltreoceano e provare a spalmarli su questo magma cialtronesco, che è anche un nostro profondo e indiscutibile carattere, crea proprio un cortocircuito. Sì, abbastanza. Recentemente una studentessa è venuta a chiedermi: la professoressa, mi dà una tesi femminista? Ho detto: guardi, lei ha veramente sbagliato cattedra, non so che cosa dire, però insomma c'è questa così. Tra l'altro la tesi femminista era piuttosto vago come cosa. Senti, caro, direi di far leggere il nostro. Certo, grazie. Intanto grazie veramente ad Alessandro Piperno, a Pietro Castellitto e al Maxi che ci ha ospitati. Facciamo chiudere a Vinicio e quindi alle parole di Pietro. Dall'altra parte della strada scorgo Aldo. È in mezzo alla folla che gli scorre accanto ignorandolo. Fuma dolcemente, un mezzo sorriso stampato in faccia mentre osserva il mondo attorno lui con spirito lieve e lieve saggezza. Ha il barbour di suo padre e la camicia a righe di suo nonno, i pantaloni di lana grigia presi da Zingone ai tempi della scuola. Esco dal teatro chiamandolo. Aldo mi sente e scappa. Risale controcorrente la folla che grida «Onestà!». Viene spinto a terra da un barboncino livoroso. Aldo si rialza, continua a correre verso Ponte Sisto, puntando il fiume. Urlo il suo nome che si perde nell'aria vibrante. Una mini che vende Red Bull inchioda suonandogli. Aldo tira dritto senza voltarsi. La ragazza lo insulta mentre il corteo approfitta per attraversare. Stormi di uccelli si sciolgono e s'addensano in cappelli, funghi, frecce e visi di Madonna. Quando riabbasso lo sguardo, Aldo non c'è più e l'assenza è così immediata da farmi credere che fosse una visione. I ragazzi mi sbattono addosso, sono ovunque, hanno occhi iniettati e musi caprini. Qualcuno sembra l'aquila, qualcuno la giraffa. E a un tratto tutto è chiaro. Sono loro, eccoli, i figli di Pamela. Salgo sul parapetto urlando il nome del mio amico, che forse non è mai esistito. I giovani sotto di me scorrono lenti e regolari, hanno sorrisi enormi e simboli di pace disegnati sulle facce. Ma io non vedo questo. Io vedo mostri.
in quelle facce, in quella pace, in quei sorrisi, mostri, nudi e senza fondo. L'ipocrisia come metodo, la menzogna come abitudine, codardia, mediocrità, intolleranza ricoperte da valori posticci e totalmente ereditati. Sono peggio dei loro padri e i loro figli saranno peggio ancora. Ogni epoca ha una parte che decade, umiliando i suoi frutti migliori dietro materassi di bontà. Conformi alla regola che nulla nasce se nulla muore, sorridono, portandosi dentro un'invidia lunga secoli. Oltre l'isola Tiberina una fila di platani si infuoca. Il caldo torrido incendia Roma che sembra bombardata. Camionette di pompieri attraversano i ponti a sirene spiegate. Ecco la guerra, finalmente la guerra. Spingo i piedi sul parapetto in travertino e poco più in là, accanto al tallone, leggo una scritta. Il nostro sistema non sarà deduttivo. Vivremo in un mondo di inferenze interrotte e dall'antica menzogna germoglieremo la nostra verità. Noi siamo iperborei. Sorrido in bocca al fato e a tutte le stelle che hanno portato qui, adesso, i miei piedi dove portarono qui un tempo le mie mani. Ora devo scegliere. Da una parte il fiume, dall'altra i figli. Gwenda scelse il mare. Io sceglierò il fiume. L'acqua mi aspetta infuriando contro vecchi barconi abbandonati e nonostante tutto i pensieri sono semplicissimi. Penso all'aldilà. Il pavimento è di nuvola, il soffitto è di cielo e non ci sono orologi. Mi chiamo Poldo Biancheri. Tra poco non saprò più che ore sono. Le gocce si dilatano fino a toccarsi. Gwenda è seduta sopra un divano bianco, sorride. Tende la mano, poi la ritrae. L'aldilà. Io non voglio incontrarti nell'aldilà. Che cosa me ne frega di rincontrarti su una nuvola con delle ali da pagliaccio e lo sguardo distante? Io voglio incontrarti qua. Solo qua voglio incontrarti, dove il corpo fatica e l'imbarazzo ci tormenta. Qua dove le finestre vibrano quando passa una macchina e i palazzi crescono come alberi e gli elicotteri dragano l'aria platinata del tramonto mentre ogni tanto qualcosa affonda. Qua dove si muore e dove si ama. E dove si ama proprio perché si muore. Vernaccia, malva e capperi. Profumi carnici al di là dell'isola. Monogrammi di porporina sopra il viso delle ragazze, stringhe di epistassi, raffiche di aposemantismo, sfoglie di luce organica e flanelle neurolettiche. Le scie delle barche lasciano vene in mezzo al mare come righe sui polmoni. Allora rimango qui, perché sempre è stato vivere e non godersi mai nulla. Abbiamo un compito noi. Un compito impossibile. Distruggere, creare, distruggere. Simboli su simboli oltre lo stato dell'ansia. La nostra gioventù non conobbe la morte. La nostra morte conoscerà l'infanzia. Fanculo. Amen. E fanculo ancora.